Buongiorno, buongiorno, benvenuti nel nuovo studio di Omnibus che da oggi tra l'altro avrà un raddoppio, un'edizione notturna in questo stesso studio, in una versione con luci un po' più soft e ci sarà Edgardo Gulotta per la prima puntata di questa edizione notturna che andrà in onda subito dopo Bersaglio Mobile che è dedicato, lo speciale di Enrico Mentana, che è dedicato alla polemica durissima che c'è stata tra Repubblica e Il Fatto, l'attacco di Ezio Mauro a Marco Travaglio, le risposte e quello che significa questa polemica così dura perché è tanto importante. Questo sarà esplorato in questa puntata speciale di Bersaglio Mobile, sarà però anche il punto di partenza della nostra puntata di Omnibus, del dibattito di oggi, perché questa vicenda che riguarda le grandi polemiche sulle intercettazioni del capo dello Stato, la trattativa Stato-mafia, il caso Mancino e poi la decisione del Quirinale di sollevare il conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo, che ha aperto uno scontro istituzionale, come ricordiamo, molto forte. Perché questa questione è così importante e pesa anche sulla campagna elettorale, magari in termini di condizionamento di questi giornali su alcune parti politiche, su quella che dai quotidiani di oggi, a cominciare dal Corriere della Sera, viene definita la rissa a sinistra. Allora, di questo e poi del punto alla ripresa, perché oggi è vero il 27 agosto, ma è un po' come quando si torna, il ritorno dalle vacanze, potremmo fare il punto. Di queste cose parliamo con i nostri ospiti che vi presento. Sono Marco Conti del Messaggero, buongiorno. Corrado Formigli, volto notissimo della 7, Piazza Pulita, che torna tra l'altro giovedì, no, Giovedì Corrado? 30 torniamo alle 21:10, anche noi, Si insomma, può dire primo giorno già di scuola. con quale argomento e Guarda, i nostri segreto? viati sono sparpagliati in tutta Italia. Sicuramente dedicheremo un grande spazio alla vicenda di Taranto con anche notizie inedite. Sarà un collegamento molto importante perché ha a che fare con la crisi, con il momento in cui stiamo vivendo. Quindi sicuramente saremo a Taranto in massa. Poi naturalmente ci sarà sempre l'attualità caldissima che c'è sempre a Piazza Pulita, insomma. Intanto ti sfruttiamo qui nel dibattito. Dunque, poi c'è Mario Sechi, direttore del Tempo, buongiorno. Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, buongiorno, bentornata a Omnibus. E Piero Sansonetti, eccolo qui, giornalista, anche lui ospite affezionato della nostra trasmissione. Allora, come dicevo, io partirei da questa questione, non soltanto perché appunto così anche la nostra rete ha deciso di dedicare spazio a questa questione, ma perché può apparire forse Marco Conti autoreferenziale, poi in realtà però questo scontro, questo duro attacco che c'è stato anche con naturalmente prese di posizione di altri giornali ha un significato politico anche per l'oggi. Beh, sì, assolutamente. Per l'oggi, ma più che per l'immediato futuro, cioè per quello che saranno la coalizione che a sinistra si andrà nel centro-sinistra si andrà a formare. È chiaro che il tema della giustizia è stato il convitato di pietra, anche diciamo così, di questi anni, e non solo convitato di pietra, e quindi un centro-sinistra che si sta riorganizzando, tenta di riorganizzarsi, ha al proprio interno queste spinte e controspinte che fatica a gestire. Il primo partito, ovviamente, a parte i giornali che poi riflettono il dibattito, è il PD, perché al suo interno ha anime vecchie e nuove che hanno gestito fasi complesse anche del rapporto tra politica e giustizia, e con questo nuovo, diciamo, disegno di nuove alleanze che chiaramente imporrebbe se non altro un diverso ordine del giorno di un ipotetico programma di governo. Ma è un po' La come se giustizia Ezio resta. Mauro avesse voluto dettare una linea al Partito Democratico, secondo te, prendendo posizione in difesa del Quirinale, contro alcuni magistrati, contro anche una parte di suoi commentatori come Zagrebelsky e Barnaschi? Adesso, per carità, a Repubblica viene sempre accusata, tra virgolette, di tentare di dettare la linea politica alla sinistra e non solo. È chiaro che si tratta di un grande giornale, quindi che esercita il suo peso, quanto poi ci riesca, questo è tutto da vedere. Certo, il dibattito è forte ed è, diciamo, sembra più forte sui giornali di quanto non lo sia nel dibattito politico.
perché oggi ci sono altre emergenze, quindi per carità. Però poi si vede che anche nell'attività di questo governo, che ha un programma contenuto, limitato, molto orientato ai temi economici, poi quando si parla, si toccano quei temi che sono legati a questo argomento, alla giustizia, anche al rapporto che i magistrati devono avere con il resto del paese, all'equilibrio dei poteri, eccetera, non si riesce comunque neanche questi a far nulla. Adesso persino sull'anticorruzione, che è un tema anche questo molto collaterale a quello, anche si sta faticando. Quindi il tema del rapporto tra la magistratura, la politica, è un tema che rischia diciamo, paralizzato, ingessato il paese negli ultimi 15-20 anni, con a sinistra si dice per Berlusconi, perché per Berlusconi è l'impressione che sia stato per certi versi e per tanti anche un alibi. Adesso che ci apprestiamo ad una nuova stagione dove probabilmente Berlusconi, comunque già lo è fortemente ridimensionato per quello che riguarda il peso e l'influenza, ci stiamo preparando con questo dibattito a allestire una legislatura che ancora oggi, che ancora una volta avrà questo macigno che peserà sul sistema e sul governo, tenendo presente che la giustizia e gli interventi che ogni governo di vario colore, compreso questo, immagina di fare, non è che si tratta soltanto non è che toccano soltanto quei temi cui c'è il dibattito, però dietro a quei temi poi si sviluppa una totale paralisi di riforme che non si riescono a fare e che peraltro si intrecciano anche con col tema più caldo di queste settimane, di questi mesi, che è il tema della crisi economica, perché l'inefficienza del sistema giudiziario è talmente sotto gli occhi di tutti che credo sia. Torniamo però un momento allo scontro e al fatto che Formigli naturalmente riguarda, sottintende, poi invece anche rende anche esplicita una questione quirinale, c'è dietro questa. Innanzitutto che ci sia una linea di frattura che attraversa la sinistra, lo si capisce sulla questione dei giudici, dell'atteggiamento del Quirinale verso la Procura, lo dimostra Repubblica, che ha ospitato, io in realtà di questo sono grato a Repubblica, ha ospitato un dibattito molto alto, perché dare la possibilità comunque ai lettori di leggere un giorno un articolo di Zagrebelsky e due giorni dopo la risposta di Scalfari sul tema i rapporti tra Procura, certo, di Palermo e Quirinale è un merito di Repubblica, cioè di avere in qualche maniera aperto, diciamo, al dibattito su questo. La cosa che io trovo insopportabile è attribuire sempre un oscuro disegno politico ad un giornale che, diciamo, prende una posizione su questi temi. Io non credo che il Fatto Quotidiano da una parte e Repubblica dall'altro si stiano scontrando su questo tema perché devono lanciare il loro candidato politico, perché devono fare le scarpe uno al governo Monti o al prossimo governo Monti bis, l'altro al possibile ipotetica prossima vittoria di Beppe Grillo, eccetera. Credo che ci sia la legittima aspirazione e scontrarsi di trovare un terreno, diciamo, di scontro anche editoriale tra due giornali che, uno molto più grande dell'altro, si contendono una fetta di pubblico. Dopodiché c'è un problema che io vedo sempre più urgente, che insomma c'è la sensazione che in un momento di grande crisi economica, in cui le emergenze sono quelle degli italiani che non arrivano alla fine del mese e l'urgenza è quella di dare delle risposte immediate su temi economici, che cosa vogliono questi magistrati? Perché questi magistrati rompono tanto le scatole? Da una parte rompono le scatole con il passato, allora l'attentato a Borsellino, allora appunto la trattativa, fa parte della storia, dice qualcuno, basta, ormai la crisi è un'altra, i problemi sono altri, scordiamoci il passato. La stessa cosa si vede molto forte a Taranto, appunto, dove questo giudice Todisco, come si permette di fare la politica industriale di un paese? Come si permette di bloccare la più grande acciaieria d'Europa, che è strategica per i nostri interessi? Allora, questo atteggiamento, i giudici sono dei rompiscatole, mettono i bastoni fra le ruote, dobbiamo guardare avanti, secondo me porta anche, diciamo, a questo genere di scontri. È come se il paese riscoprisse l'allergia verso la legalità e verso l'applicazione delle regole. Però non è stata fatta anche una, diciamo, una forzatura anche da parte dei magistrati nel far credere che queste, che siano proprio le intercettazioni del Quirinale a contenere qualcosa la cui non divulgazione blocchi le inchieste? Perché in realtà quello che diceva Ezio Mauro mi sembrava interessante è che queste inchieste sono
sono terminate, no? Ci sono state delle richieste di rinvio a giudizio, quindi i PM hanno potuto fare la loro parte, hanno anche nei confronti di Mancino, eccetera. Quindi la parte forse contestata è quella che si possa far credere che lì dentro ci sia qualcosa. Ma, che viene. Secondo me il problema è quando se sono state... Quando invece è stato poi lo stesso PM a dire lì non c'è niente. Il problema, Alessandra, è se sono state rotte, se sono state trasgredite le regole oppure no. Leggevo ieri Gerardo D'Ambrosio che diceva se io fossi stato ancora il pool di Mani Pulite avrei applicato, mi sarei comportato come la Procura di Palermo. Il problema è, esistono delle regole che rendono Napolitano un cittadino diverso dagli altri? Sì. È molto... Sì. Aspetta, fammi finire. Faceva notare Gustavo Zagrebelsky e non Corrado Formigli che nella Costituzione sono molto, i riferimenti sono molto limitati e che si può anche pensare che il vuoto all'interno della Costituzione nel regolamentare questo tema possa significare che Napolitano viene considerato dai costituenti, tranne i casi specifici previsti, un cittadino come gli altri. È un dibattito aperto. Personalmente a me piacerebbe che ci fosse la maggior trasparenza possibile applicata a tutte le cariche dello Stato. Valeva per Silvio Berlusconi e vale per il Presidente della Repubblica. Sechi. No, per nostra fortuna Zagrebelsky non è Calamandrei, quindi insomma non lo possiamo anche non interpretarlo come le tavole della legge. Beh, insomma, sicuramente è una competenza che gli è riconosciuta da chiunque, insomma, in Italia. Ma sì, è una competenza, ma non, ripeto, non è la Bibbia. È opinabile, tant'è che sullo stesso giornale tu hai letto Scalfari, che esprimeva una opinione esattamente contraria. Quindi già, no? Se sullo stesso giornale tu vedi due cose diverse e se poi lo stesso direttore di quel giornale sostiene la tesi di fatto di Scalfari, forse qualcosa dovrebbe farci riflettere tutti. Beh, ma non è anche Scalfari la Bibbia, che significa? Ah, non ci sono dubbi, stiamo esprimendo delle opinioni. Ma non è un costituzionalista. No, comunque sarebbe l'unico paese dell'Occidente, forse del mondo. Chi ha un presidente che è come gli altri. Non è protetto. L'articolo 90, mi sembra, che è pure citato da Napolitano. Che non è protetto, stiamo soltanto dicendo che si seguono le stesse procedure nella cancellazione di quei nastri. No, non stiamo dicendo questo perché le intercettazioni non c'entrano niente. Qui stiamo discutendo se la distruzione di intercettazioni che sono state fatte incidentalmente debba essere fatto alla presenza delle parti e del GIP. E quello non è chiarito, quello è il punto su cui non c'è. Se noi prendiamo in giro chi ci sta guardando, devi andare a monte. È dato di fatto che è l'unico paese al mondo in cui è stato intercettato il Presidente della Repubblica. Nessuno sta dicendo che le intercettazioni non debbano essere distrutte. Se no, giriamo intorno al problema. Sì, tutti siamo d'accordo che il problema non è quello. Sulla necessità di distruggere. Siamo d'accordo che in nessun paese del mondo è stato intercettato il Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica non è stato intercettato. È stato intercettato l'ex ministro dell'Interno, Mancino, che parlava mentre con parlava... il Presidente della Repubblica. Guarda caso. E allora, sempre al solito discorso, se il centralinista... Non si può intervenire. Il centralinista si è rivelato. Il maresciallo doveva attaccare. Però vi devo riportare, non è che il tavolo favorisce... Un altro paese al mondo dove stato intercettato Presidente, se lo posso dirti una cosa? C'è forse non esiste un altro paese al mondo dove questo si sappia, perché noi in questo siamo molto trasparenti, nel senso che facciamo i dibattiti sui giornali, discutiamo e forse per fortuna. Forse da un punto di vista democratico comunque, è meglio saperlo. Appurato che Napolitano è uno come gli altri e quindi abbiamo un Presidente della Repubblica senza guarentigie. Ma non particolari. È così. Uno come gli altri ce lo auguriamo. Quindi non ha... Il chiarimento davanti alla Consulta serve per stabilire la cosa che diceva Corrado. Lo sto aspettando con ansia per vedere il risultato strabiliante che avrà la Procura di Palermo su questo con il PM Ingroia, che infatti ha già cercato di spargere fumo sul tema. Ma al di là di questo, il tema vero, politico, alla fine, è che mancano quanto? 8 mesi alla fine della legislatura? Se le cose vanno bene. Se si vota a maggio sono 8 mesi, quindi una porzione di tempo veramente piccola. E guarda caso, ancora una volta, come spesso capita nella storia italiana, l'epicentro di tutto cos'è? Il Quirinale. E guarda caso... che cosa fa detonare la situazione politica, o meglio, dove detona la situazione politica? A sinistra. Si potrebbe ricordare, che ne so, il 1992, tanto per dire, la questione Cossiga-Gladio, dove scoppiò?
scoppiò a sinistra, fondamentalmente. Poi alimentata anche dalla DC in quel periodo, eccetera. Però scoppiò là e ancora una volta era il Quirinale. È interessante perché... aiutino, diciamo, da parte della DC ci fu qualche aiutino. Sì, ci fu qualche aiutino, ovviamente, se no non sarebbe stata la DC. Ma la cosa interessante è che il Quirinale comunque diventa calamita l'attenzione della politica nella fase finale di una legislatura, specialmente di una legislatura travagliata come questa, e diventa, essendo punto di riferimento politico, perché quello che è in piedi adesso è un governo del presidente, di fatto, è chiaro che subisce tensioni e strappi politici. Dobbiamo chiederci che cosa, a che cosa serve eventualmente anticipare la data delle elezioni. Perché si sta discutendo di elezioni anticipate quando mancano solo 8 mesi? No, uno dice, vabbè, ma è una cosa che non sta in piedi, no? Tra 8 mesi e 6 mesi che differenza fa? E ve lo dico io che differenza fa. Se tu anticipi, la gestione del prossimo governo di chi è? Di questo Presidente della Repubblica. Se si arriva oltre se una si certa arriva, data... Se si arriva oltre una certa data, nuova. La gestione del prossimo governo, e qui tutta la ciccia della faccenda, caro Formigli, è del prossimo Presidente della Repubblica. Ecco perché Napolitano è sotto un fuoco incrociato. C'è da decidere se fargli gestire ancora la transizione con le elezioni anticipate eventualmente oppure no. Tutto il resto non conta assolutamente niente. È poesia giudiziaria se va bene. Barbara Fiammeri. Da questo punto di vista c'è da dire che appunto c'è la scadenza del mandato presidenziale, certo, che coincide con la scadenza della legislatura. In questi casi non vale il cosiddetto semestre bianco. Cioè non vale, noi sappiamo che secondo la Costituzione negli ultimi sei mesi del settennato presidenziale il Presidente non ha più il potere di sciogliere le Camere. In questo caso, nel momento in cui coincide, è già accaduto ai tempi di Cossiga per esempio, coincide scadenza della legislatura e settennato presidenziale, a quel punto questo potere lo conserva. Cossiga si dimise. Sì, si dimise, però fecero questo, questo quindi vorrebbe significare che noi dobbiamo, cioè tutta questa manovra è fatta per far dimettere Napolitano prima, no? Posso dirti una cosa? La politica è questa. La mia ingenuità, non arriva. La politica non sono i verbali delle procure. Io non credo questo. Forse non credo questo, assolutamente. Io sinceramente sarò un'ingenua, però voglio ancora credere nelle istituzioni, Quirinale e anche magistratura, per cui non penso che ci sia stato un complotto ordito da qualcuno ai danni del Presidente. Dopodiché ci possono essere... delle occasioni, certo, questo forse. E l'occasione fa l'uomo ladro. Cioè, se tu metti il formaggio qua, il topo ci va. Però sarebbe anche riduttivo di questa polemica, secondo me, ritenere che... è soltanto un complotto, perché forse rivela uno scontro contenutistico, due concezioni diverse di concepire la magistratura. Non lo so, io credo che ci portiamo dietro dagli anni di Tangentopoli. Ecco, allora io credo che questo paese debba uscire fuori da quella che è una situazione emergenziale anche da un punto di vista della giustizia che c'è stata fino ad oggi, ce lo siamo detti e ripetuti tantissime volte, però sono anche d'accordo che l'uscita da questa situazione emergenziale non può significare nell'addossare delle colpe a magistrati o politici, a seconda della situazione, che diventino il capro espiatorio a seconda delle situazioni di come ci risulta a noi conveniente. Io penso che probabilmente la questione, per esempio, delle intercettazioni vada in qualche modo affrontata. Dobbiamo dire che in questo paese fino adesso è stata impossibile affrontarla perché ha coinciso con una situazione ben particolare, che era quella dell'ex Presidente del Consiglio e di tutta una serie di situazioni che le stavano intorno. Questa cosa ha impedito in qualche modo un dibattito sereno all'interno. Adesso questo dibattito serve. Certo, anche sereno qui, non è. Ecco, però, anche qui farlo sull'onda di un'intercettazione più o meno legittima a seconda delle posizioni del Presidente della Repubblica non mi sembra il caso. Certo è che ancora una volta noi ci ritroviamo in un paese che è in una situazione economica gravissima, con una situazione politica altrettanto pesante, perché noi non sappiamo chi ci governerà, ma non nel senso... Non sappiamo neanche chi si candida ancora. Non sappiamo... in questo senso, dicevo... Chi ci governerà, non sappiamo. Ma non sappiamo neanche bene chi ci governerà. Ma neanche questo è vero. No, perché secondo me tutto si sta ricomponendo. Esatto. Lo schieramento è molto mobile.
Cioè, quello che è accaduto in Sicilia non è un elemento irrilevante, per carità, è una situazione particolare, ma lì abbiamo assistito a una ricomposizione del centrodestra, a una forte divisione del centrosinistra. Assistiamo a, non sappiamo ancora bene quali saranno le coalizioni, per cui secondo me siamo in una situazione di effettiva incertezza. In questa incertezza certamente mettere, questo è il punto, ma è un'osservazione politica la mia, non è tecnica, non ho neanche le competenze per fare un'osservazione tecnica. In questa situazione politica credo che sia pericoloso mettere in discussione l'istituzione, questo sì, del Capo dello Stato. Perché è vero quello che diceva Mario, cioè il Capo dello Stato non può essere oggetto di, come posso dire, neanche sospetto, ma di dubbi, perché il Capo dello Stato sarà chiamato a decidere, io credo che non si voterà a maggio, credo che si voterà prima, e deciderà chi sarà il prossimo Presidente del Consiglio. Perché siamo in una democrazia, altrimenti poi diamo del fascista a Beppe Grillo. Insomma, sì, senso, possiamo discutere le istituzioni perché siamo in una democrazia. Certamente, però in quel caso lì altrimenti si tratta di una, diciamo, di intercettazioni che non sono state fatte dalla Napolitano, ma che sono state ricordiamo di Mancino, vogliamo ricordare chi era intercettato. Era intercettato Nicola Mancino, naturalmente, perché? Ex ministro dell'Interno, come per falsa testimonianza nell'ambito di un'inchiesta, e telefonava al Quirinale, come sappiamo tutti noi. Nicola Mancino telefonava al Quirinale per chiedere aiuto della Procura di Palermo. Questo è il punto di cui stiamo discutendo. Però anche quelle intercettazioni, anche quella di Loris D'Ambrosio, il consigliere del Quirinale, che poi è morto. Ecco, anche quelle intercettazioni lì in realtà non sono, come dire, pertinenti riguardo all'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Sono, semmai, si sente un Mancino preoccupato della sua sorte che chiede interventi di vario tipo e qualcuno che si barcamena. Le intercettazioni del Capo dello Stato non sono state pubblicate, e quindi però si sa che esistono e sono state ritenute irrilevanti con dichiarazioni dello stesso PM Messineo, un'intervista a Repubblica. Quindi questo è un punto fondamentale. Le intercettazioni irrilevanti che riguardano Alessandra Sardoni o Corrado Formigli vengono distrutte alla presenza delle parti il benestare del GIP, d'accordo? Sì, però noi non siamo protetti dall'articolo 90 della Costituzione. Non parla di quella circostanza, la Costituzione. Parla non però della impossibilità di intercettare. No, cosa farne noi? Infatti ha chiesto il conflitto di attribuzione Napolitano. Ma io vorrei, abbiamo pochissimo tempo, tra l'altro dovrei presentare Federico Fubini, che ci ha raggiunto, che è il nostro ospite da Milano e che naturalmente solleciteremo. Buongiorno Federico. Citeremo molto sulle questioni europee che incombono quanto queste. Però volevo dare la parola poi a Piero Sansonetti, che ho visto molto difensivo nei confronti del Quirinale. Ma io faccio tre osservazioni. Sono d'accordo con Formigli su una cosa sola, il non complotto. La mania di vedere complotti io non penso che sia una mania nostra, ma c'è la lotta politica che generalmente avviene. Bisogna vedere se è legittima o illegittima. Se vengo, per esempio, penso che in questo caso è lotta politica e non è stata legittima perché non va intercettato il Capo dello Stato, ma non ci sono complotti, c'è lotta politica. Secondo me è ragionevole il ragionamento di Secchi, però fino a un certo punto, perché è vero che come sempre in Italia l'ultima parte di un mandato presidenziale è anche questa volta, però oggettivamente mi sembra che si vada al contrario, nel senso che Napolitano, se vuole gestire la crisi, vuole le elezioni anticipate e non viceversa. Potrebbe bastare un piccolissimo anticipo. Sì, deve anticipare le elezioni se vuole gestire lui la crisi. Se non vengono anticipate si ci va vuole alla... l'accordo dei partiti. No, ma per questo dico l'interesse. Ho un dubbio sull'interesse dei nemici Napolitano a far precipitare le cose, perché in questo momento in teoria, secondo la teoria ragionevole che Napolitano voglia gestire il nuovo incarico, devi avere elezioni anticipate, perché senza elezioni anticipate si voterà prima il Presidente della Repubblica. Fammi fare la terza osservazione. Sul resto, io sono stupito solo di una cosa. Non che Repubblica voglia guidare la politica italiana, l'ha sempre fatto, è una vocazione di quel giornale, ha cercato di guidare Craxi, non c'è riuscito, ha cercato di guidare De Mita, in parte c'è riuscito ma fu sconfitto, ha cercato di guidare Occhetto, c'è riuscito largamente ma ha perso di nuovo, e ora è considerato il politburo del PD. Ha provato con Veltroni, pure Veltroni, e ora è il politburo del PD, ma questo l'ha sempre fatto, l'ha sempre detto, non è una... Io mi stupisco piuttosto delle oscillazioni su grandi questioni di principio.
perché non può Repubblica, perché insomma non è che fra Repubblica e il Fatto ci sia stata una grande differenza nel sostenere l'assalto, l'attacco, diciamo, dei giudici, comunque della questione sul giustizialismo non c'è stata nessuna differenza. Repubblica e il giornale, mi ricordo che pubblicavano un editoriale che cominciava così: il Premier dovrà rispondere in aula della sua disordinata condotta morale. Sessuale, non morale, scusa, no, morale andrebbe bene, no, della sua disordinata condotta sessuale. Com'è che all'improvviso, cioè Scalfari quelle posizioni non le ha mai sostenute, Mauro quelle posizioni non le ha mai sostenute. E allora com'è che all'improvviso, dobbiamo, siccome il bersaglio non è più Berlusconi, ma perché quello è il nodo, però certo. Su questo nodo vi devo, scusatemi, su questo nodo vi devo interrompere. Passando, se l'oggetto non è più Berlusconi ma è Napolitano, non mi fate sforare nella prima puntata nel nuovo studio, vi devo interrompere, pubblicità, poi riprendiamo, a tra poco. Rieccoci, avevamo interrotto Piero Sansonetti nella sua osservazione sul fatto che in realtà è Repubblica che ha cambiato linea. No, beh, su questo mi pare che non ci sia dubbio, non è che si può discutere la linea di Repubblica e quella di Zagrebeschi, è sempre stata quella per anni e poi improvvisamente è uscita. E perché cambia, posizione, secondo te? Ma insomma, che sia aperta a sinistra uno scontro sulla questione del garantismo, diciamo così, è evidente. Però è anche evidente che dal 92 a oggi la sinistra italiana è diventata sostanzialmente una sinistra non garantista. Il garantismo non ha mai avuto posto, tranne che in piccole frange però. Adesso io sfido qualcuno a vedere negli ultimi anni in cui si è sviluppato lo scontro sul diritto, sul garantismo, sulla giustizia, sul rapporto tra politica e giustizia, qualche differenza fra Travaglio e Scalfari e Mauro. Non ci sono, certo Travaglio è un po' più colorito, un po' più aggressivo, ma sostanzialmente la linea è questa. Allora io non è che riesco a capire perché a un certo punto, cioè riesco a capirlo, il perché è che Berlusconi non è più Presidente del Consiglio, però capite che questa è una questione drammatica. Perché se è vero che noi siamo in una fase difficilissima della storia del nostro paese, in cui sostanzialmente bisogna entrare nella Terza Repubblica, quindi ristabilire i principi essenziali della convivenza politica, della convivenza civile, eccetera, che le grandi forze politiche e i grandi giornali soprattutto, io non mi preoccupo neanche della politica, ma dei grandi giornali, considerino alcune grandi questioni del principio del tutto spostabili a seconda degli interessi. E se chi crede politici, Formigli crede editoriale, io penso più che abbia ragione Formigli, ma è secondario. E questo è un dramma, perché sarà molto difficile ricostruire uno spirito pubblico se non sai da che parte stanno le idee. Le idee, io ti curo, fra me e Travaglio c'è un abisso, io penso che sia insopportabile. Scusami, la sua posizione, fammi finire. Che se ci sia un atteggiamento storto in questo momento, lasciamo perdere la questione Quirinale. Io prima citavo apposta Taranto, no? Cioè, ma è mai possibile che non si sia levata una voce a difesa di questo magistrato di Taranto? Sembra che tutto il problema dell'Ilva di Taranto, che ci trasciniamo da 30 anni, sia da imputare a un giudice che alla fine, dopo decenni, però è un atti di corruzione, occultamento di prove. Cioè è il solito paese, è la solita Italia, no? In cui si trasgrediscono le regole, si nascondono dentro il cassetto le perizie, si fa finta di niente in nome del progresso e del lavoro, e poi improvvisamente quando un giudice dice ma qui sono state violate 57 norme, cioè, ma tu sei pazzo, ma tu così affondi il paese. Allora la colpa è del giudice o è un sistema che non funziona, dove le regole vengono regolarmente trasgredite? Scusatemi, vorrei sentire su questo. Scusatemi, no. Un momento, Piero, scusami, Sansonetti. Sì. Volevo sentire su questa questione, visto che ha fatto questo link Corrado Formigli con il magistrato di Taranto, la questione dell'Ilva, volevo sentire anche Fubini, che non perché è a Milano, non è che non debba, non sia chiamato in causa su questi argomenti. Fubini. Non sono più titolato a commentare quello che fa o non fa Repubblica, però vorrei dire una cosa sull'Ilva, che riguarda forse anche un po' la tradizione del giornalismo italiano. Noi rappresentiamo un giornalismo che ha sempre avuto nei decenni, se ci pensiamo, i suoi esempi anche migliori di giornalisti grandissimi, che sono stati dei giornalisti di opinione. E a volte questa tradizione di giornalismo di opinione forse tende a indebolire, ma è un lavoro che noi, io credo, al Corriere cerchiamo di fare
molto fortemente, tende a indebolire un po' la rappresentazione dei fatti per come sono. L'ILVA è un caso di incidenza dei tumori, soprattutto intorno allo stabilimento, molto elevato. Devo dire la verità, e veramente non sta a me spiegare cosa i colleghi o noi stessi dobbiamo fare, però a leggere e a seguire i media italiani su questa vicenda spesso si ottengono informazioni interessantissime sui rapporti tra la politica, la magistratura e i sindacati, ma a volte si fatica a trovare qual è la sostanza della realtà, che è un'incidenza dei tumori ai polmoni molto elevata intorno allo stabilimento. Allora noi ci siamo indignati giustamente per il caso Thyssen, per quei morti, un caso gravissimo. Devo dire che spesso nel nostro paese non ho riscontrato lo stesso livello di preoccupazione o di indignazione per questi casi, che spesso diventano oggetto di lotta politica per quello che rappresentano e non per quello che sono. Io credo che questa sia forse una debolezza del nostro dibattito di politica economica, e anche noi, quando ho iniziato a fare questo mestiere, mi è stato detto la cosa di cui non bisogna parlare sono i giornalisti, ma forse anche noi come giornalisti dobbiamo porci il problema di partire dai fatti e restare sempre ai fatti, indipendentemente dalle declinazioni di lotta politica anche che gli attori del potere variamente declinato possono trarne. Dunque questo mi sembra un punto fondamentale. È che quel fatto, se non ci fosse stato l'intervento della magistratura, forse, e questo magari anche appunto è critica, però quel fatto sembrava non ha prodotto decisioni, non ha prodotto non tempestivo. Tra l'altro, la decisione della magistratura, del giornalismo, perché l'ILVA di Taranto è un'accusa micidiale alla magistratura e al giornalismo, che per 40 anni non se ne sono accorti. Ma com'è possibile che non se ne sono accorti? Hanno scritto benissimo, dimmi che cosa è successo. Siamo arrivati al 2012. Ci sono state molte decisioni dei magistrati, e la politica ha sempre nascosto sotto il tappeto il nome del lavoro, no? Per dare lavoro. Mi sembra che in un'audizione parlamentare ci fu uno dei magistrati. Dei magistrati che disse attenzione, dovete intervenire, perché altrimenti l'avvertimento l'aveva. Perché intervenne solo nel 2012? Io questo lo chiedo. La magistratura è intervenuta, giustamente nel 2012. No, mi chiedo perché non era intervenuta prima. Anche e mi chiedo perché il giornalismo, c'ha ragione Fubini. Certo che sulla Thyssen non si è mosso come si è mosso sull'ILVA di Taranto. Il giornalismo italiano sull'ILVA di Taranto. E certo, c'era molto più tempo per occuparsi. Non ricordo grandi campagne. A Taranto non c'è lavoro, e quello è uno stabilimento che dà lavoro a 20.000 persone. La Thyssen, con tutto il rispetto, è una cosa più piccola. Cioè bisogna sempre contestualizzare per stare alle cose che diceva Federico. Questo è il motivo per cui i giornalisti non si sono occupati di Taranto. Ma chi l'ha detto che non si sono occupati di Taranto? Raccontatemi di queste grandi campagne. Ti tiro fuori fiori di reportage fatti da tutti giovedì ne parleremo. Giovedì, comunque, questo è un buonissimo promo, un buonissimo promo per Piazza Pulita di giovedì. Quindi il problema dell'ILVA è noto da qualche mese. Però io invece vorrei riportare, vorrei tornare un momento alla questione del condizionamento sul Partito Democratico, perché poi tutta questa cosa si è risolta anche diciamo la presa di posizione di Ezio Mauro, questo lo chiederei prima a Sansonetti, ma poi insomma vorrei sentire tutti quanti sulla diciamo così, ha avuto un riflesso immediato nei toni di Bersani nei confronti di quella parte del fatto, e poi anche di Grillo, così che anche lui ha tirato fuori la parola fascisti, insomma diciamo così, c'è stata un'osmosi, se non vogliamo dire un condizionamento. La parola fascisti se la poteva risparmiare, sia perché non vuol dire quasi niente oggigiorno, sia perché proprio a me mi ricorda quella polemica Togliatti, no? Voi vi ricordate? Il socialfascismo è roba del 29. Beh, la teoria anche Togliatti, è una l'unità, anche l'unità anche recuperato Togliatti. Sì, è benissimo, è una, diciamo, la tesi del socialfascismo è la tesi che lanciò Stalin nel 29, durò circa 7 anni, ogni volta che c'era un socialista bisogna dire che era un socialfascista. Poi nel 35 fu massacrata, fu Dimitrov, che era un grande personaggio stalinista pure lui, però molto aperto, molto intelligente e bulgaro, disse basta col socialfascismo, si fanno i fronti popolari. Ora tornare addirittura a prima di Dimitrov, la polemica è una polemica fissa, dopodiché la questione è una questione evidentissima, c'è da una parte,
Ma è una questione evidentissima, però drammatica. Non è che Bersani, così come Mauro e Scalfari, possono pensare di risolvere il dramma di una sinistra italiana che per 20 anni è stata imprigionata dal giustizialismo, perché è riuscita a vivere solo di giustizialismo e di antiberlusconismo senza produrre nulla. Non ha prodotto pensiero politico, non ha prodotto programma, non ha prodotto un'idea di alternativa, non ha prodotto un'idea di rapporti sociali diversi, non ha prodotto un'idea economica, tutta chiusa in questo. Ora, naturalmente, io vedo con piacere che alcune forze, ora che non c'è più Berlusconi, capiscano che e come si fa? Non si può più vivere di antiberlusconismo se non c'è più Berlusconi. Non c'è e più quindi Berlusconi si pongano, e quindi si pongano il problema di... Però non si può porre così improvvisamente svegliandosi una mattina o addirittura scoprendo che Di Pietro è fascista. Non diciamo idiozie. È un modo ancora più sciocco di uscire da questa situazione. No, però, scusate, bisogna forse porre il problema di che però, cosa è successo in questi 15 anni. Scusa, Di Pietro non sarà fascista. Travaglio anche se poi... C'è un dato in quel nel fondo di Mauro di qualche giorno fa che mi sembra di capire che poi dovremmo tutti alla fine la politica fare i conti dopo Berlusconi, ammesso che Berlusconi poi sia del tutto uscito di scena. Dopo che il primo fatto, Berlusconi. Dopo il primo il discorso è che effettivamente il berlusconismo ha creato, e Mauro lo ricordava in quel fondo, ha creato due schieramenti che sono anche spesso si sono trovati in questo anti-berlusconismo e berlusconismo con posizioni politiche anche diverse al loro interno. È chiaro che la fine, o comunque diciamo, anche se è molto lenta, molto travagliata, cioè del berlusconismo che comunque è avvenuta, sta avvenendo, riporterà le persone, idee e cose a loro originaria appartenenza. Nel Popolo della Libertà, se vogliamo girare a destra per vedere cosa c'è politicamente dentro nel Popolo delle Libertà, tolta la difesa di Berlusconi, scusa un attimo, lì dentro tu c'hai veramente nel Popolo delle Libertà, c'hai dai fascisti o dai post-fascisti fino a socialisti, passando per democristiani, liberali, eccetera, eccetera. Cioè, questo bipolarismo fatto sul Berlusconi che abbiamo avuto in 20 anni è anche politicamente, anche di contenuto, è stato innaturale. Quindi anche all'interno di quello che è stato il fronte anti-Berlusconi, che, come hai detto tu giustamente, per un certo lungo periodo ha messo insieme Travaglio, Mauro, Scalfari, eccetera, questo qui non regge più. Perché però bisogna ricominciare a pensare, non si può solo mandare la maledizione, cioè, che prima mandavi Travaglio, a uno a un Travaglio, altro, Travaglio perché... non è che viene da Riformista o dall'Unità, Travaglio viene dall'Unità, prima ancora viene dalla Voce, cioè tutti avevano delle storie dal giornale, dal giornale, quindi ci sono delle storie anche professionali che sono che questo berlusconismo e anti-berlusconismo ha confuso, che per forza andranno a riposizionare. Però io ho paura che dare del poi c'è un altro dato, adesso sull'Ilva di Taranto, è vero che ci sono state le omissioni, a parte che poi in un paese come il nostro, non voglio adesso difendere la categoria, ma insomma di giornali ce ne sono tanti, c'era stato sicuramente, non c'era stata magari la campagna stampa eclatante che ovviamente inchieste della magistratura producono, però insomma giornali in ogni posto si iscrivono. Io per esempio mi preoccupo molto di un'altra cosa, tornando al tema originario, che ovviamente, per carità, che la procura di Palermo sta a Palermo, e in una regione che, quando poi spostiamo l'analisi da quelle che sono inchieste di questo genere all'attività politica, alla situazione economica, sociale e politica interna a quella regione, sia occupata il 90% dell'attività, o comunque ciò che risulta, per carità, dietro ci saranno, oltre Ingroia, chissà quanti altri giudici che fanno onestamente il proprio lavoro, ma che il problema sia Mancino. Ovviamente Mancino, mi ricorda molto il film di Benigni, appunto, sul problema di Palermo, il traffico. Allora, dopodiché, lascia stare e saltare in aria. Dopodiché abbiamo la regione, ma che rispetto? Guarda, non è questione, stiamo parlando di cose, non che anche dire che non ce ne frega storia, più niente del passato, però prima, non è questione, no, l'inchiesta riguarda la trattativa tra lo Stato e la mafia. Hai detto tu prima che stai parlando di una cosa che appartiene alla storia. Poi c'è il presente recente, di una regione sfasciata
da corruzione, da clientela, da giunte che assumono a valanghe di persone, senza che nessuno apra un'inchiesta. Allora, che lì sia il problema? Il traffico è ok. Ma quello non è, scusami, però, che la trattativa sia il traffico, lo dici tu, insomma. No, però lo dico, mi sembra molto... La trattativa non è il traffico, insomma. Però non è nemmeno Borsellino, non c'è la cosa di Mancino, non è la cosa di Borsellino. Stiamo parlando, intendo dire, di un'inchiesta che riguarda la trattativa tra Stato e mafia. Se vogliamo drammatizzare, che è una delle tesi. Fuori icone che servono a giustificare qualunque cosa. Questo non sappiamo ancora chi ha fatto saltare in aria Paolo Borsellino. Anche se un processo era stato fatto. Vent'anni ci ha messo a capire che sono... Mamma mia, ma no, poi l'aveva chiuso, veramente aveva fatto anche delle intercettazioni, c'erano tutto. Però ci hanno messo 20 anni a capire che c'era la tratta. Mamma mia, pure loro. Questo è depistaggio è pensare che la magistratura i problemi della Sicilia sia, e comunque che l'attività c'era, sia soltanto legata ad un tema che è un tema che ha 20 anni, ha 20 anni, che non si chiude mai, che fa fare carriere, che fa fare esperienza all'estero a magistrati, interviste, eccetera. Però il resto della vita poi del paese, dei cittadini, si scontra con la realtà siciliana. Allora andiamo giù e vedere, perché poi cosa fa la procura rispetto a quello che è. Cioè abbiamo una classe politica, adesso abbiamo parlato adesso. I candidati sono impressionantemente gli stessi. Impressionantemente. I candidati per le regionali che ci saranno a ottobre. Io però vorrei... I candidati non li candida la procura. No. Però c'è un'ipotesi di collusione, può esserci, perché è possibile che lì dentro nessuno sia mai andato, che al Palazzo De Normani nessuno entri dentro a chiedere perché un concorso, perché un'assunzione, perché promozioni, perché spesa pubblica di quel genere, sai cosa, non c'è nulla. La Todisco a Palermo. Allora, io però volevo chiedere a Formigli se questa campagna, se potremo aspettarci una campagna elettorale che continui così, come fascio comunista, io, ha diciamo scritto che qualcuno. Inviterei, e se questo poi inviterei come Pierluigi Polito? Bersani, che mi sta simpatico e penso che sia una persona onesta e diciamo che sta facendo il possibile per tenere in piedi Pierluigi Bersani, il suo partito. Invito Bersani, diciamo, a non cadere nelle trappole di Beppe Grillo. Anch'io penso, come Sansonetti, che dare del fascista a Beppe Grillo sia sbagliato. Prima, perché fascista è una parola seria. I fascisti mettevano in galera i giornalisti, mandavano i bastonatori a menare, e questo, diciamo, Beppe Grillo fino a prova contraria non l'ha fatto. Noi stessi giornalisti siamo stati chiamati, io personalmente, pappagallo, cameriere, servo, non è che ci siamo... Grillo fa così, insomma. Il problema vero, secondo me, è che non è, mandando gli anatemi e facendo il gioco di Beppe Grillo, non è... non invitando i cattivi, cioè non so, i Landini, i giornalisti del Fatto, alla festa dell'Unità, non è in questa, diciamo, con questa strategia che secondo me Bersani si rinforza. Secondo me Bersani deve iniziare a spiegare esattamente che cosa faranno sul fronte del debito pubblico, che cosa farebbe lui a Taranto, per esempio, che cosa farebbero loro sul fronte del lavoro, se quello che ha fatto Monti va bene o no, perché non l'abbiamo ancora capito, perché Monti è stato sostenuto finora. Però a questo punto si va a votare, tutti prendono le distanze, lasciano il governo, diciamo, in balia di se stesso, iniziano a prendere le distanze. Ecco, a me interessa sapere il PD cosa che opzioni ha e che programmi che ha. Cosa tiene, che cosa butta il governo Monti, non me ne frega niente. Ha votato tutto. Ha votato tutto, però dice sempre cambi passo, non va bene questo. Questo Grillo prenderà molti voti a destra, insomma, secondo me ne prenderà più a destra che a sinistra, secondo me. Insomma, quindi dalla parte di Sechi prende più voti Beppe Grillo. Io sono di destra, non lo so più. No, questo discorso secondo me è interessante. No, se questa campagna elettorale va in questa direzione, Sechi, in questo fascio comunismo, e questo poi però può anche risvegliare Berlusconi. E infatti... Ci ho titolato, ho fatto campagna elettorale fascio comunista. Sì, può anche risvegliare Berlusconi. Paradossalmente quello che tutti danno per spacciato, per declinato, eccetera, in realtà ha una chance anche in questa campagna elettorale. A parte che, come tutti sapete, Berlusconi, alla prova della storia, governa male, ma le campagne elettorali le fa bene, quindi bisogna guardare poi che cosa farà nella fase in cui deve raccogliere il consenso.
c'è un dato interessantissimo che è nel linguaggio. L'accusa fatta da Bersani a Griglio, che cosa è? Fascismo, è un fascista. Quindi, vocabolo vecchissimo, un errore clamoroso, come diceva giustamente Corrado. Quindi, beh, usava anche Berlusconi. Grillo, aspetta, però Ezio Mauro si è ben guardato, ha detto destra. Ci sto arrivando. Dunque, quindi, Bersani a Grillo, fascista. Il PDL, per non essere da meno, rispolvera un vocabolo nuovo di zecca contro il PD. Comunisti. Ho visto che già si sono prodotti in questo tipo di performance. E Grillo, che cosa fa per rispondere a Bersani? Gli ha dato dello zombie, del piduista. Del piduista. No, ma prima ancora, quello che ha fatto saltare la mosca al naso a Bersani era zombie. Neanche questo è nuovo. Vorrei ricordare che la buon'anima di Francesco Cossiga chiamava Occhetto lo zombie coi baffi. Ora, quindi, se noi analizziamo il linguaggio, che il linguaggio è la spia di tutto, fascista, comunista, zombie e via discorrendo, vi è una tendenza al vintage, diciamo così, al retro della politica, che è abbastanza interessante, perché che cosa fa trasparire, che cosa fa emergere? La pochezza di idee. E torniamo alle cose che dicevamo qua unanimemente tutti. Cioè l'incapacità dei partiti e dei loro leader presunti di rispondere alle sfide della contemporaneità, che sono ben diverse dall'agenda della politica politicante di questo momento. Noi abbiamo la disoccupazione a giugno, ha toccato il 10,9%. Il debito è vicino a quota 2.000 miliardi, a giugno è toccato 1.972,9 miliardi di euro. Abbiamo il fatto incredibile che dall'indagine di Mediobanca viene fuori che un imprenditore italiano ha più convenienza a mettere i suoi soldi in BTP piuttosto che nel capitale dell'azienda. Abbiamo la Grecia che sta andando incontro a un destino di bancarotta. Abbiamo la Germania che subordina le decisioni sull'Europa a quelle della sua Corte Costituzionale, cosa che non avviene in altri paesi. Abbiamo la Francia in cui il 72% dei cittadini vuole un referendum sul fiscal compact, cioè sul nuovo patto di bilancio europeo. Lo stesso che il nostro Parlamento ha votato senza un minimo di discussione e senza far comprendere ai propri elettori che costerà circa 45 miliardi di euro di manovra all'anno per i prossimi 20 anni. Quindi, vogliamo continuare? E, no, questi, e questi si danno fascisti, comunisti e zombie. Vedete un po' voi. Poi le ricadute di questa, se la campagna elettorale dovesse prendere questo indirizzo che sta prendendo, quali potrebbero essere le ricadute? Poi magari ce lo dice Fubini dopo la pubblicità, a fra poco. Rieccoci. Allora, prima di dare la parola a Fubini da Milano, due notizie. Una, c'è un terremoto e uno tsunami già rilevato a El Salvador, un sisma di 7,4 a largo delle coste di El Salvador e che ha generato uno tsunami. E questo lo afferma il Centro d'Allerta Tsunami del Pacifico. E poi, tornando a casa nostra, all'Europa e all'Italia, lo spread è adesso a quota 438 punti, venerdì in chiusura dei mercati finanziari era 436, quindi insomma c'è un lievissimo rialzo. Fubini, tanto un commento anche su questo dato dello spread, quest'estate è stata abbastanza positiva nell'insieme, però non si capisce se questa invece è una tendenza al rialzo, che cosa, e poi il discorso che stavamo facendo è quanto una campagna elettorale che sia segnata da questi toni e da queste tematiche possa poi essere, come dire, un buon passaporto per l'Italia, che ha comunque bisogno di sostegno. Non lo so, forse gli investitori hanno sentito la nostra conversazione, si sono detti se l'Italia è occupata dai problemi delle intercettazioni in una situazione del genere, forse è il caso di vendere. Ora, al di là delle battute, a me sembra, e sono veramente molto d'accordo con quello che diceva Corrado Formiglia e anche Mario Sechi,
il punto centrale di questa campagna elettorale, che i partiti stanno cercando in tutti i modi di evitare, perché è il punto che per loro costa, e costa anche almeno lo sforzo intellettuale di capire, è dove loro vogliono tirare la riga. Dove vogliono tirare la riga per evitare che l'Italia si trovi nella condizione nel prossimo anno, nei prossimi due anni o tre anni, di non poter ripagare il suo debito. Perché questo è il punto, e mi sembra che si cerchi in tutti i modi di non parlarne, come si cerca in tutti i modi di non parlare delle conseguenze che avrebbe una decisione del genere, di non ripagare tutto il debito nelle scadenze, inclusi gli interessi. Il Presidente del Consiglio, prima di diventare Presidente del Consiglio, ha scritto molte volte per 20 anni che la politica stava facendo pagare alle nuove generazioni il costo delle sue mancate scelte. Purtroppo ci siamo, la generazione che entra oggi nel mondo del lavoro sta pagando. Non era una previsione difficilissima, però non molti l'avevano fatta, devo dire, a difesa di Monti. Quello che non si dice, forse perché non c'è un Monti a piede libero in questo momento per scriverlo, ma si dice molto meno che se continuiamo così, con questo livello dei tassi di interesse così sopra i livelli della crescita, ci troveremo con un debito, ma non è uno scoop particolare, lo ha scritto il Fondo Monetario Internazionale nell'ultimo rapporto articolo 4 sull'Italia in luglio, possiamo trovarci con un debito che va verso il 140% del PIL dei prossimi anni, e quando il debito è a quel livello diventa molto difficile ripagarlo. Allora, se succedesse una cosa del genere, e devo dire, ho letto anche commenti di illustri economisti, ex ministri come Savona in prima pagina del Sole, che propongono di fatto di ristrutturare il debito, di congelare i rimborsi dei titoli in scadenza. Dunque non stiamo parlando di ipotesi purtroppo lunari. Le conseguenze sarebbero che ancora una volta la prossima generazione di italiani pagherebbe, perché è evidente che quando si fa una forma più o meno soffice di default sul debito, si macchia la fedina penale di un paese in maniera tale che è impossibile per quel paese finanziarsi a condizioni accettabili per un periodo molto lungo. Vorrei ricordare che l'Argentina non ha ancora avuto accesso ai mercati finanziari internazionali a 10 anni dal suo default. Dunque stiamo parlando di queste cose, e io francamente vorrei tanto che il dibattito dei partiti politici fosse su questi punti, e vedo che purtroppo i partiti politici fanno di tutto per evitarlo, e vorrei, devo dire, come giornalista, che la nostra categoria li obbligasse invece a rispondere dove loro tirano la riga. Questa è la domanda. E quello... Diciamo che è quello che si fa quotidianamente, perché poi le pagine sono tutte dei principali quotidiani occupati da questi temi. Purtroppo, volevo tornare a quello che diceva anche prima Sechi, il problema della politica vintage, dei temi, anzi del linguaggio vintage, perché abbiamo una politica fatta di gente vintage, anche per quello che dicevi tu. È vero che le nuove generazioni saranno quelle che poi alla fine pagheranno questo enorme debito, e peraltro sono quelle che oggi come oggi sono meno, hanno interlocuzione, perché la nostra politica è una classe politica vecchia, le stesse facce, anche lo stesso nuovo comico che adesso fa politica è vecchio, veniva usato, lo hanno raccontato qualche tempo fa Pippo Baudo, negli scontri tra Craxi e De Mita veniva mandato in onda Grillo e i suoi show. Quindi è, diciamo, tutto vecchio, anagraficamente vecchio. Era esilarante, ne parlavamo prima, però... l'articolo ieri del Corriere della Sera con la dichiarazione di Cicchitto, parlava della legge elettorale, dice a noi ci serve il listino perché altrimenti ci sono dei vecchi notabili da politica che non verranno rieletti. Ecco, il fatto che si è arrivato a questo livello di spudoratezza, per cui dobbiamo garantire anche, abbiamo una classe politica che da noi non va mai, perde, e poi dice il problema non si pone mai, il problema sono io, il problema è il nome del partito, non cambio, non è che si cambia il leader, cambiamo il nome al partito, il leader resta sempre quello, e abbiamo, però alla fine questo
non è per sviare anche a quello tu, che Fubini diceva. Il problema è che poi, alla fine, i temi sono legati. Anche il tema della giustizia, che è vero che è un tema che sembra lontano dai temi dello spread, eccetera. Però no, vediamo che spesso... Il richiamo era nella lettera della BCE, no? Esatto, è strettamente connesso. Ed è, blocca gli investimenti. Era il problema era la giustizia, della giustizia civile. Esatto, era nella lettera della BCE. Però io vorrei tornare da Fubini, perché oggi le prime pagine dei giornali sono, a parte il Corriere della Sera, per l'appunto, che apre con la rissa a sinistra, quindi Fubini un po' in contrasto con la tua linea, però tutti gli altri invece si occupano e si preoccupano molto della Germania, cioè di quello che sta succedendo in Germania e delle posizioni di uno scontro con Draghi, tra Weidmann e Draghi e la posizione della Merkel, insomma tra BCE, Bundesbank e la Merkel, stretta anche da una parte del suo partito, dalla versione bavarese della CDU, no? Sì, lì c'è un punto che riguarda direttamente l'Italia. Chiaramente la cancelliera Merkel è sotto pressione, fortemente sotto pressione in Germania per questa linea di apertura. Merkel non sta contrastando Draghi nell'idea che la BCE possa intervenire sui mercati e sostenere almeno una parte dei titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Però la ricaduta sull'Italia è che quando vediamo che i margini di manovra di Angela Merkel sono così ristretti in Germania, è chiaro che le concessioni che l'Italia dovrà fare saranno significative. Non possiamo pensare di poter accedere a un sostegno della Banca Centrale Europea o dei fondi salvataggi dell'ISM, se sarà approvato, sarà molto probabilmente approvato a settembre anche dalla Corte tedesca, senza fare concessioni. In particolare, purtroppo è una cosa che in Italia non piace per niente, però ci sarà sicuramente richiesto di firmare un memorandum in cui l'Italia si impegna Tu credi che non ci sia, perché abbiamo raccontato anche a Omnibus spesso degli sforzi di Monti per evitare di arrivare alla firma di questo memorandum, e quindi tu pensi che, quindi, di evitare anche la richiesta di aiuto, di chiedere aiuto. Spesso Monti ha detto non abbiamo bisogno di aiuto, non abbiamo bisogno di nulla, ma tu pensi che a questo punto invece si arrivi... Ma ho l'impressione che i tassi di interesse sui titoli, i rendimenti sui decennali sono intorno al 5,7-5,8%. L'Italia dovrà tornare sul mercato questa settimana per 3 giorni, anche con delle emissioni decennali. Se c'è una differenza così alta fra il costo di finanziamento dell'intero sistema economico italiano e il tasso di crescita, che inclusa l'inflazione, è zero, questo porta sempre i debiti pubblici, ma anche privati, a aumentare continuamente. Se i partiti politici italiani fossero così convincenti nei loro impegni da appunto convincere i mercati che faranno tutto quello che serve e i tassi di interesse scendessero, probabilmente non ci sarebbe bisogno di chiedere questo sostegno esterno. Io sinceramente non vedo segnali di questo tipo, vedo... scusate il gioco di parola, ma una visibilità zero, come è stato detto anche, mi sembra, da Secchi prima, fra 8 mesi, la visibilità è zero, è evidente che i tassi di interesse non scendono, e il problema si pone perché non possiamo resistere così tanto tempo con dei tassi di interesse così alti, e probabilmente la misura più importante per la crescita o per fermare la decrescita del paese è abbattere i costi di finanziamento, e ne abbiamo bisogno in maniera sempre più urgente. Io non lo so quello che Monti deciderà di fare, però potrebbe il arrivare 29 un momento sarà in cui... Berlino. 29 sarà a Berlino per chiedere che si, insomma, eventualmente per ammorbidire il memorandum, per renderlo flessibile, sì, eventualmente. Dobbiamo essere consapevoli che se i tassi di interesse non scendessero nel tempo, potremmo doverlo chiedere questo aiuto come unica possibilità di abbattere i costi di finanziamento, che è la cosa più importante per il Paese in questo momento. Barbara Fiammeri, ecco, quindi secondo te il tema del dopo Monti non è una costruzione italiana, una forma di pressione, è il tema, cioè, anche i nostri politici per l'Europa? Si, come dire, si risentono, lesi nella loro maestà, quando le agenzie di rating vanno, no, a fare delle riflessioni
purtroppo preoccupate, e su questo vedono anche i loro outlook, no? Negativi magari nei nostri confronti o positivi a seconda della situazione, rispetto a quella che sarà la situazione politica di domani. Che cosa ci hanno detto anche nella settimana scorsa? Ci hanno detto attenzione, perché sì, Monti sta operando nei limiti del possibile, ha fatto delle cose buone, però noi siamo molto preoccupati di quello che accadrà dopo. Allora, che cosa dicono i partiti? Ah, ma perché sono i poteri forti, c'è il complotto. Qui siamo sempre, cioè noi in Italia tiriamo sempre fuori la teoria del complotto. La cosa è molto semplice ed è quella che dicevano tutti i miei colleghi. Cioè, se tu non sei credibile, i soldi non te li presto. Allora, la questione è che anche gli italiani, probabilmente, e Monti l'ha detto, Monti quando è stato a Rimini ha detto una cosa, secondo me, importante, che alcuni poi come al solito hanno usato a pretesto, ha parlato contro Berlusconi, no, ha parlato contro, cioè Monti ha detto un anno fa stavamo peggio di oggi ma non ce ne accorgevamo, lì non era Berlusconi non l'ha denunciato, non l'ha detto, lì era gli italiani non se ne accorgevano, gli italiani andavano in vacanza l'anno scorso, non c'era il crollo nelle autostrade, non c'era tutto questo, perché non percepivano la gravità della situazione. E la situazione è quella di un italiano che quando va a chiedere i soldi in banca oggi gli viene risposto non te li posso dare perché non sei credibile. Il paese sta rischiando di arrivare in questa situazione con quello che ne consegue. Quindi in questo momento, ed è questo quello che stavo cercando di dire prima, cioè in questo momento l'onestà dei partiti, secondo me, dovrebbe essere della classe dirigente quella di dire, cari italiani, inutile che vi promettiamo di togliere l'IMU se andiamo il governo, come dice il PDL, oppure come dice una parte del PD, dobbiamo rilanciare la crescita, rilanciando la spesa, le infrastrutture. Non si può fare nessuna delle due. Perché se no non votavano il PD. Lo dicessero, non lo possono fare, perché ci abbiamo... Non si può fare, e dovremmo fare sacrifici ancora, tanti, moltissimi, per anni se vogliamo salvare i nostri figli. Io ne ho due e non vorrei che fossero degli emigranti, per adesso il loro destino è dei migranti, magari emigranti non con la valigia di cartone ma emigranti. Allora, se vogliamo salvare non la generazione perduta di cui ha parlato Monti, ma le future generazioni, è bene che tutti ci mettiamo in testa, a cominciare da chi dovremmo andare a votare, che non devono più raccontarci palle, ci hanno raccontato tante bugie. Sansonetti. No, ma io penso che tutte queste cose più o meno siano vere, però mi sembra che noi ormai, ma proprio noi, fra l'altro non noi italiani, perché poi noi ragioniamo d'Italia, ma non è che siano molto diverse le cose nel resto d'Europa, la crisi non è solo la nostra, però mi pare che ormai noi siamo entrati in questa idea che comunque comandano i mercati. E sono loro a decidere cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, cosa ci serve, cosa non ci serve, quale... E la politica deve adeguarsi. Io adesso non voglio dire una cosa che sia, però penso che sia esattamente il contrario. Cioè il dramma della nostra politica e il motivo per cui va al fascio comunista, come dice Secchi, non è che non riesce a rispondere alle domande che gli pongono i mercati, ma è che non riesce a fare le domande ai mercati. Il dramma della nostra politica è che comunque resta del tutto subalterna. La storia del governo Monti è questa, è inutile che raccontiamo storie. Che cosa hanno fatto il PD e il PDL? Hanno fatto quello che diceva Monti. Adesso poi cioè, possono fare obiezioni. E cosa ha fatto Monti? Ha fatto quello che gli ha detto l'IREN. Non è che si è inventato chissà che. È arrivata una ricetta dall'Europa, l'hanno stabilita i mercati e si è fatto tutto quello che si era stato stabilito. Il problema è che una politica lì dentro muore. Se la politica accetta che, in particolare, io forse lo dico per motivi autobiografici, penso che una sinistra lì dentro muore, perché se esiste in Italia, ma più in generale in Europa, una sinistra che è capace solo di prendere il blocchetto che ci avete regalato oggi e prendere appunti su che cosa dicono i mercati e poi realizzarlo nel modo che ritiene, non c'è più l'idea che noi di qui a non so quanti anni dobbiamo comunque, non possiamo fare nulla e non possiamo, chiudo, mettere in discussione non solo la questione economica ma il modello sociale che in questi 30 anni ha vissuto, in questi 25 anni, negli ultimi 25, il modello sociale super liberista è
o no quello che ci ha portato a questa crisi? Una politica che sa rispondere solo a ciò che dice la finanza e che non sa mettere in discussione quel modello sociale, neanche ci pensa, infatti, però, dice fascisti, però, comunisti, piduisti. Però adesso non ha la politica... sicuramente non ha la forza di farlo ora. Ma chi l'ha detto che non ha la forza? Se non ha la forza di farlo ora, non ha la forza di farlo mai. E questo è il momento in cui si decide il prossimo mezzo secolo. Non è che lì sappare tutto. Siccome parliamo tu stesso che contro gli complotti, cioè, qui c'è un'Europa, cioè non è che c'è adesso un'entità. L'unica cosa che si può fare. Non ci credo. L'Europa? C'è qualcosa fuori dall'Europa, sta dicendo? Certo, io penso che fuori di questa politica europea bisogna uscire una politica fallimentare. No, fuori dalla politica europea fuori dall'Europa? Che sono due cose diverse. Fuori dalla politica europea o fuori dall'Europa? Tu mi stai dicendo che generico. Mi stai dicendo che devo stare dentro questo quadro, dentro questa politica europea, dentro queste... Ma c'è la possibilità di stare fuori? C'è la possibilità di stare fuori? Però scusate, un conto è contestare la politica, un conto è contestare la politica europea, che allora dopodiché un conto è contestare l'idea di Europa, perché qui alla fine arriviamo, siccome i discrimini, anche per tornare al tema di prima, con alcuni toni di Grillo eccetera, al di là, e anche Travaglieschi, al di là del discorso della giustizia, c'è anche il tema dell'Europa, perché questo è quello su come fatto, perché questa politica europea ha portato il fatto a che sia in discussione l'Europa, è il fatto, perché è un dato importante, Grillo, perché poi i sistemi si possono, se uno dice ovviamente va riformata, va cambiata la politica, va orientata all'interno con le forze della sinistra europea o le forze liberali europee, ma all'interno di un quadro comune, di un percorso comune. Se tu mi dici che si va fuori, è un altro discorso. Blocca tutto, è come la storia dell'Ilva. Se tu mi dici comunque la politica industriale pretende che l'Ilva ci sia, è inutile che vada a vedere se poi muoiono 50 persone. Sì, ma non è che con l'Ilva hai messo in discussione l'unità d'Italia. Qui si sta parlando, scusa, il problema non è che con l'Ilva, diciamo, oppure con la Sicilia mettiamo in discussione l'unità d'Italia, se no facciamo i leghisti. No. Allora, con l'Europa, se noi contestiamo la politica europea, si può contribuire e cambiare. Credo che anche uno dei meriti di questo governo è quello che comunque Monti, oltre ad essere andare in Europa per difendere le ragioni dell'Italia, l'abbiamo visto, io l'ho seguito personalmente in tante occasioni, lo seguirò a Berlino mercoledì, l'ho visto come lui viene ascoltato, come qualcuno che ha delle idee anche sull'Europa. Quindi io però le idee di cambiamento, non di contestazione di uscita dall'Europa, se no è un'altra cosa. Ma dove sta l'idea di cambiamento? Allora usciamo dall'Europa? Ma no, dimmelo, perché se no usciamo, siamo in Europa o no? Cambiamo anche la politica europea, la possiamo contribuire? Oppure se decidiamo, se tu mi dici che dobbiamo uscire dall'Europa, è un altro discorso. Io dico, e non esempio, ti seguo, dicevo un attimo fa Sechi che il 75% dei francesi probabilmente è contro il fiscal. Ma non esce contro l'Europa, se no facciamo i fascisti, capisci? Perché poi le politiche. Perché il tema si tocca, perché il problema, come si è visto in molti paesi del nord Europa, dove questo dibattito non si tratta del referendum soltanto sul fiscal compact, ma addirittura forze politiche che pongono il referendum di stare nell'Europa o no. Questo ed è il tema dell'anti-europeismo, è diventato il tema ovviamente delle forze di destra. Quindi è chiaro? Ora dobbiamo essere chiaro di cosa dibattiamo. Perché sì. Non è chiaro, è una discussione apertissima. E generalmente quando si dice Europa, purtroppo, si intende mercato, anzi quel mercato. Nemmeno mercato, però non quel c'è, mercato è dato. Astratto, arriviamo sempre a questo punto, che c'è la sinistra che dice che i mercati, che bisogna fare qualcosa contro i mercati e non accettare la dittatura, ma poi concretamente anche la destra non è e anche la destra, poi molto non è concreto, Alessandro, al di là del fatto che queste sono discussioni che sono troppo, come dire, astratte. E ora ritorniamo comunque alla concretezza. Non possiamo stare comunque in un'Europa in cui la pressione fiscale varia dal 48 al 25%, certo. No? Insomma, è chiaro che bisogna applicare delle regole uguali per tutti, ma lasciamo perdere questo. C'è una parola chiave che ci riporta alle prossime elezioni, c'è un nome chiave che è Mario Monti, non per citare sempre Piazza Pulita, ma uno dei promo che stiamo mandando in onda in questa settimana ritrae Monti e il testo è c'è un tecnico che deve decidere se diventare un politico ed è Mario Monti, no? Questa è la storia di un tecnico e deve decidere se diventare un politico. Ecco, secondo me l'uomo chiave delle prossime elezioni è Mario Monti. Cioè, io sono abbastanza convinto che in realtà tutte queste discussioni che stiamo facendo non tengono abbastanza conto del fatto che a un certo punto si chiederà
a Mario Monti di restare e di continuare il suo lavoro. Dice che si chiederà prima delle elezioni o dopo? Io credo che fa una differenza. Credo che lo si chiederà dopo le elezioni, insomma. Mi pare che sia proprio il Sole 24 Ore che qualche giorno fa ha ricordato che mancano 300 decreti attuativi ancora, ecco, sulle misure prese da questo governo. Questo secondo me è il fatto cruciale ed è proprio il punto al quale volevo tornare, cioè che Monti, stiamo parlando di Monti, delle cose da fare, del sostegno delle forze politiche in questo momento per farle, no? Ma anche l'impressione che ci sia anche delle forme di resistenza da parte della pubblica, delle burocrazie della pubblica amministrazione. Oggi fa una certa impressione, ve ne leggo soltanto un pezzettino, l'intervista a Patroni Griffi pubblicata dal Corriere della Sera, in cui Patroni Griffi serenamente dice che per lui adesso è stato incaricato, per i telespettatori che magari potrebbero aver perso questa cosa, insieme a Giarda e a Catricalà, di fare una task force proprio per mettere mano a questo problema, che poi non si attuano, le norme fatte dal governo Monti non vengono attuate perché mancano i decreti attuativi, quindi è stata incaricata questa task force. Ma Patroni Griffi dice che ci vuole tempo, serenamente, che fino a dicembre, per avere un quadro delle cose da fare. Ti racconto una storia. E quindi, che è quello degli affitti agevolati. Esattamente, Patroni Griffi della funzione pubblica, nonché affitto più che affitto, oltre che affitto agevolato, anche mantenimento di una casa di pregio, negli standard invece non di pregio, a prezzi stracciati. Allora, ti racconto questa. Serenamente che fino a dicembre soltanto per vedere che cosa devono fare. Quindi c'è un'impressione che Monti, oltre che con le lentezze dei partiti e i problemi dei partiti di prendere distanze, debba poi fare i conti con questo mondo qui. Ma funziona così. Che però lui ha incaricato di fare la task force per l'attuazione. Quindi non faccio il nome del ministro perché sennò mi si scopre una fonte. Ma allora, praticamente un ministro tecnico arriva primi giorni al ministero, dice vabbè, controlliamo tutto, facciamo tutto, ufficio studi, già l'ufficio studi non c'era, il cosiddetto ufficio studi, però chiamiamo gli esperti, riunisce gli esperti, allora poi chiama la presidenza del consiglio, Palazzo Chigi, cominciamo a fare i primi provvedimenti, chiama i dirigenti, gli presenta uno schema, il dirigente di fronte a lui lo guarda, dottor, non si può fare. E quello gli fa, scusi, come non si può fare? Perché? Paragrafo 4, comma 5. Non c'è la mia firma, non io firmo, non si può fare. Ha cominciato così. Cioè, i ministri si sono trovati di fronte un muro di burocrazia gigantesco. Ed è per quello che ci sono i 300 decreti attuativi ancora da fare. E bisognerebbe chiedersi come mai i dirigenti dello Stato sono sempre gli stessi. Praticamente lo spoil system in Italia non viene applicato e i veri centri di potere vanno dai capi di gabinetto in giù. Barbara, no, ma in questo caso sono andati anche al governo, però. Le conosce bene queste cose. Cioè, qui è che sono diventati personaggi della pubblica amministrazione, sono nel governo, sono stati chiamati da Monti. Esatto, personaggi della pubblica amministrazione, chiamati nel governo, pur avendo però una grandissima esperienza e così via, anch'essi alla fine, vuoi per provenienza, vuoi perché, sai, poi nel futuro non si sa se continueranno a fare i ministri, perché, stavo detto perché riformare il settore da dove si proviene è sempre più complicato. È sempre più complicato, magari, anche se si hanno tentazioni. Un governo di politici. Allora, no, ma attenzione, su questo auspicio ci fermiamo per l'ultimo break. Dei temi. Scusami, vi Prego. Devo interrompere per la pubblicità. A dopo. Ecco, Mario. Allora, Fubini, questo tema delle difficoltà che trova il governo poi ad attuare i provvedimenti che prende, ma perché non emana i decreti attuativi? Stiamo parlando di questo, anche dell'intervista che proprio il Corriere della Sera fa a Patroni Griffi, in cui dice fino a dicembre solo per capire che cosa manca e come fare. Ma nell'amministrazione ci sono molti casi di eccellenza, però non c'è dubbio che chiedere alle burocrazie di accogliere con favore le riforme è un po' come chiedere al Capone di festeggiare il Natale, e infatti non lo sta festeggiando il Capone questo Natale, sta cercando di rinviarlo il più possibile.
Una cosa che questo mi suggerisce, certo il tema di una prosecuzione eventuale del lavoro di Monti è nella testa di tutti, non c'è dubbio. Una cosa che mi suggerisce, ma questa è una riflessione che faccio veramente da cittadino, è che questa paralisi amministrativa o queste lentezze amministrative suggeriscono, confermano l'importanza di un vero mandato politico. Chiunque gestirà il paese probabilmente avrà una maggiore possibilità di farlo se avrà un mandato politico e in qualche modo non sarà messo nella condizione di sentirsi un ospite a fatica tollerato, ma non veramente in pieno controllo della situazione. Però se Monti dovesse essere richiamato dopo le elezioni e non essendosi candidato, il problema forse sarebbe lo stesso allora? Manterrebbe un profilo tecnico? Francamente non ho la più pallida idea di cosa farà Monti, ma quello che dicevo prima sull'importanza che questa campagna elettorale parli delle cose vere, chiunque poi sia Presidente del Consiglio dopo, è esattamente questa. Quando c'è un mandato politico su alcune cose vere da fare, allora si riescono a fare. Quando la campagna elettorale parla di tutt'altro e poi ci si trova con un'agenda... scusate, torno al caso Grecia e Irlanda. Sono due paesi a cui dovremmo veramente guardare, perché nel caso della Grecia ci sono state delle riforme che sono state subite come una medicina amara, una punizione, qualcosa che non apparteneva ai greci, alle classi politiche greche, alle burocrazie greche. Cos'è successo? Non hanno funzionato, sono state applicate malamente e il paese è in pieno avvitamento. Se voi guardate all'Irlanda, questo è un paese che ha applicato le riforme non come un'imposizione dall'esterno, ma accettando l'idea in tutte e due le parti politiche importanti, in tutti i partiti politici importanti di quel paese, che quelle sono le cose che andavano fatte perché servono. Bene, l'Irlanda, vorrei ricordare, che ha avuto un aumento della produzione industriale nell'ultimo anno del 9,7%, mentre l'Italia ha avuto un calo della produzione industriale dell'8%. L'Irlanda sta crescendo, ha una crescita positiva, noi non ce l'abbiamo. Io penso che chiunque governi dopo, è veramente molto importante che i politici assumano la responsabilità di queste scelte. Se non lo fanno, sarà poi molto difficile, con Monti o non Monti, veramente attuarle successivamente anche in questo scampolo di legislatura. Barbara Fiammeri, ma secondo te perché Monti al governo ha chiamato questi rappresentanti così della pubblica amministrazione? Perché c'è stata questa... Intanto ricordiamoci com'è nato il governo Monti. Cioè il governo Monti, nel momento in cui nasce, abbiamo i due principali sostenitori del governo Monti, nella maggioranza, sostenitori tra virgolette, come sappiamo, che dicono no ai politici al governo, cioè se ne vogliono lavare sostanzialmente le mani, questa è la verità. Non volevano governare assieme, non volevano essere accusati, no? di complicità. Certo, dopo la stagione di Berlusconi. Di complicità. E quindi lasciano Monti solo. Addirittura la polemica, se vi ricordate, sulla entrata o meno di Gianni Letta e Giuliana Amato come sottosegretari. Cioè anche su quello c'è stato uno scontro. Quindi... questo governo nasce in questi termini, poi forse per Monti è stata anche una fortuna, non lo so, perché le guerre intestine all'interno dei partiti magari avrebbero non avrebbero facilitato il compito. Comunque, fatto sta che Monti a questo punto si è trovato, secondo me, costretto anche a cercare di assumere delle persone che in qualche modo conoscessero le questioni, e la pubblica amministrazione ha scelto quindi un burocrate della pubblica amministrazione. Ora, poi non sta a noi adesso in questo momento fare il bilancio sui ministri, però una cosa è certa, per rispondere, non mi ricordo se lo diceva Corrado oppure Fubini sul fatto del Monti dopo, cioè se dovesse arrivare Monti, questa volta comunque arriverà sul mandato una richiesta politica delle forze politiche che non sarebbe più un governo del Presidente, ecco, come diceva Mario prima, no? Questo è un governo del Presidente. Dopo le elezioni comunque chi sarà il Premier? Perché qui cambia, perché se cambierà la legge elettorale comunque non ci sarà più il Premier indicato dagli elettori. Chi sarà il Premier comunque avrà un governo politico, e quel governo politico e quella maggioranza si dovrà sì assumere le responsabilità che adesso continua a non volersi assumere, cioè vota turandosi il naso. A quel punto non potrà farlo più. Facendo finta di non averlo votato. La cosa interessante è quella. Le esigenze del Presidente del Consiglio
adesso non ci abbiamo neanche adesso. No, però però è però di fatto le elezioni però, non fosse eletto Prodi o Berlusconi, che esca una legge elettorale no, diversa dall'attuale, ammesso comincio ad avere qualche dubbio. Ecco, ma siamo arrivati a questo punto. Alla fine, se nell'impossibilità, qualora ci fosse un'impossibilità, sarebbe comunque il presidente a gestire comunque a dover mettere assieme, a cercare comunque una soluzione politica, questo o il suo successore. Quindi comunque quando abbiamo un Presidente del Consiglio non eletto, un Presidente del Consiglio non eletto, seppur senatore, perché poi Monti, ricordiamo, è senatore. Quindi che l'Italia si appresti ad altri 5 anni di stagione comunque di governo comunque tecnico, io la vedo complicata e anche pericolosa, anche per quello che dicevamo prima, perché alla fine la politica ha bisogno di scelte. Già la politica economica è costretta in tutta una serie di limiti, di obblighi, tanto più se andiamo, come penso anch'io da tempo, verso la firma del memorandum, no? quindi già Marco, abbiamo quegli obblighi lì. Cosa, ma secondo te, ci togliamo oggi, anche quelli? Eh? Ma se Pierluigi Bersani o addirittura Silvio Berlusconi si presentano di fronte ad Angela Merkel e a tutti gli altri, secondo te noi... Io non sì, però, lo so. Un attimo, io... però... non idealizziamo. La Merkel è in campagna elettorale, che poi sembrava che le campagne elettorali ce l'abbiamo solo noi. I toni di questi giorni della Merkel che ci sono in Germania, peraltro ricordiamo che la Merkel ha risollevato la sua coalizione e il suo partito in difficoltà, accentuando proprio la polemica nei confronti degli sfaccendati sì, ieri ha dovuto paesi però del sud, dopodiché adesso questa ha recuperato, gli sta scappando, ma anche loro si votano e la possibilità anche che alla fine in Europa non si faccia più o meno nulla è tutta in attesa delle elezioni tedesche che saranno autunno del prossimo anno. Quindi diciamo, cioè non è che i toni, la campagna elettorale ce l'abbiamo noi e i personaggi folcloristici ce l'hanno pure loro, perché poi ieri alla fine, cioè se da noi Monti doveva andare in televisione per smentire Visco, il governatore della Banca d'Italia, come ha fatto ieri la Merkel, sarebbe successo, e questo è stato, non è che poi la politica italiana nostra... il teatrino ce l'ha ancora, guarda Hollande che ha fatto, che sembrava che dovesse arrivare lì e fare l'opposto di quello che ha fatto Sarkozy. Adesso già sono passati 5-6 mesi e c'è che sono nati i comitati affinché Sarkozy torni in politica. Cioè, no, se. Però io da questa conversazione, dalle cose che dite, sembra che si allontani per Bersani la prospettiva di essere Presidente del Consiglio, alla quale invece sembra tenere, perché questo studio di Omnibus sta dando per scontato che sia impossibile. Che ci vada Bersani, che rimanga Monti. Il punto è questo, togliamoci dalla testa ormai qualsiasi idea, diciamo, che la politica nazionale conti ancora e possa fare delle scelte a prescindere dall'Europa. Cioè, noi siamo entrati in una fase storica di sovranità limitata. Quindi, finché non arriveremo agli Stati Uniti d'Europa, cosa che auspico e credo che sarà l'obiettivo dei prossimi anni, quindi qualunque sia il prossimo Presidente del Consiglio dovrà fare i conti con questa situazione. Ieri io sono tornato nel giorno del bollino rosso. Qual è l'Italia che ci appare oggi? Prendi la macchina, attraversi l'autostrada del sole e non trovi un chilometro di traffico. A me non era mai successo nella mia vita di trovare le strade così vuote. Vorrà dire qualche cosa? Efficienza oggi tedesca. Efficienza tedesca. Fluidificare il traffico. Abbiamo i minatori di carbonia che hanno occupato una miniera, quelli dell'Alcoa che si gettano in mare, l'Ilva che è paralizzata. Abbiamo una situazione drammatica a livello economico, quindi che ci vada Bersani, che ci vada Mario Monti o che ci vada Silvio Berlusconi, non saranno loro da soli a determinare la politica, saranno comunque costretti in un recinto, in un corridoio molto stretto, e non saremo noi i padroni del nostro destino. È inutile levarci la testa e credo che sia un cialtrone chi ci promette invece questo di ritorno all'autarchia. L'autarchia, la democrazia. È la democrazia, ma la democrazia non si decide solo nel recinto italiano. No, su questo non c'è dubbio, anzi perché, io se posso aggiungere un elemento in più. Perché quando c'è il 500 di spread non lo puoi fare, conteranno le elezioni americane. Se posso aggiungere un elemento ultraeuropeo, addirittura conterà l'esito delle elezioni americane e come si svolgerà la campagna elettorale in America, che è sempre un peso fortissimo. Ma conviene davvero a Bersani impelagarsi nella presidenza
presidenza del Consiglio nei prossimi anni e soprattutto dover scegliere i ministri, cioè, forse è meglio lasciarlo a Mario Monti, dover scegliere i ministri in un partito. Però è la prima volta a sentire questo dibattito. Io penso che sia un dibattito ragionevole, che dice la verità. È la prima volta nella storia di questo paese che si va alle elezioni sapendo chi governerà dopo, sapendo non c'è vincitore, vince Monti, poi si vede se prende più voti Bersani, più voti Grillo, più voti Berlusconi, vince Monti, governa Monti e governa l'Europa. Badate che è un passaggio decisivo della nostra storia, della nostra vita di popolo. Sempre è che un vada passaggio così, nel quale sostanzialmente stiamo formalmente rinunciando a una porzione forte e grossa della nostra democrazia. Non dire che quello mi sembra una consapevolezza di ora, questa è una consapevolezza di ora, ma i fatti non è che sono prodotti adesso. Questo fatto che l'Italia ha unito il proprio destino a quello di altri 17 sulla moneta unica e 27 sul resto. Non è che ce ne dobbiamo accorgere adesso, abbiamo unito il destino, è come quando il Lombardo-Veneto ha unito il destino a Roma, qualcuno ancora protesta, però è così, è vero che noi lì in quel contesto possiamo dire la nostra e dire che la politica europea è contestarla, cambiarla, dare il proprio contributo io vorrei chiedere a Mario Secchi se... per chi votiamo. Non sto contestando la politica europea, l'ho contestata prima, adesso vorrei sapere per chi votiamo. L'idea che si va a votare sostanzialmente sapendo chiunque che voti c'è Monti, è una cosa non nuova. Secondo te, Mario Secchi, è così? Cioè chiunque, quale che sia l'esito, il più probabile poi risultato, il risultato è Monti. Il risultato non è scontato, dipende molto anche dalla legge elettorale, vorrei ricordarlo, che disegneranno, dagli sbarramenti che faranno, dal premio di maggioranza. Quindi... ma noi diciamo che questa è la settimana decisiva della legge elettorale. Vediamo se la fanno, se no votiamo col porcellum. Io non conto le volte in cui l'abbiamo detto qui. Se no c'è il porcellum e ci sarà da ridere, perché il porcellum è un meccanismo infernale per cui dà stabilità alla Camera ma può dare anche instabilità al Senato. Qualche volta è successo così e qualche volta il contrario. Ma al di là di questo, la cosa interessante, secondo me, almeno del nostro dibattito di stamattina, è che noi 20 anni dopo Maastricht e 10 anni dopo l'euro ci troviamo a fare i conti con un arretramento, almeno in Italia, un arretramento forte della politica, cioè la politica sta sparendo perché i partiti hanno perso la loro consistenza e i leader sono modesti, francamente, e 3 variabili invece molto forti, che sono il debito, la spesa e la crescita, o cosiddetto PIL. Il debito a 2.000 miliardi, la spesa a 800 miliardi, il PIL, ahimè, fermo a 1.600 miliardi. E l'aumento fortissimo delle povertà, diciamo. Se non c'è PIL ci sono più poveri, è un dato di fatto. Allora, stretti intorno a queste 3 variabili e con la politica dei partiti che arretra, la domanda è: qual è il nostro destino? E il destino è quello di un paese che paga tassi di interesse sui decennali oltre 5 punti e ha una spesa, Federico correggimi se sbaglio, di interessi annuali ormai più di 90 miliardi, credo, o lì vicino. Sì. Ora, cifre del genere a queste condizioni, cioè a PIL sostanzialmente invariato, addirittura meno, recessivo, e ti conducono a un'amministrazione controllata. Restringono le scelte della politica. Cioè le scelte della politica sono veramente basse, per cui, per tornare alla domanda, a Bersani gli conviene? Io dico no, non gli conviene, perché ha un partito di sinistra addirittura, applicare queste regole dettate dal fiscal compact che hanno votato tutti è un suicidio. Però vorresti togliere al... sarebbe Bersani, se eletto così, sarebbe il primo leader di sinistra a essere veramente, cioè a vincere una partita elettorale e andare a Palazzo Chigi, sì, così, perché D'Alema non fu così e Prodi non era. Quindi sarebbe il primo, diciamo, ex diessino andare con il consenso, senza che nessuno gli possa dire. Facciamo uno sforzo, mettiamo che nel PD abbiano un grano di saggezza. E cioè vogliono diventare un partito seriamente riformista e non lacerato come ora, diviso in 1000 rivoli, eccetera. Certo, la sfida di governo sarebbe una prova grande, no? Potrebbe farli maturare. Il problema è con quale idea ci vanno.
perché è chiaro che i nostri destini sono appesi a Berlino, no? Non a Bruxelles, a Berlino. Guardate il dibattito di questi giorni. E loro dicono ci andiamo come ci è andato l'anno. Allora, che significa loro... che Berlino comincia ad avere qualche dubbio che sono appesi solo lì. E allora... No, ma poi loro hanno il modello di Hollande, adesso lascia Hollande, stare che non si arrimangia. Niente. Sì, cioè, però... Io al loro posto non prenderei Hollande a questo punto, perché Hollande dopo 5-6 mesi è contestato in casa terribilmente, gli ha chiuso lo stabilimento della Peugeot, ne chiude un altro della Peugeot, il PIL francese è messo malissimo, la spesa pubblica continua ad essere molto alta, deve fare una manovra di non mi ricordo quanti miliardi. Che allora si fanno no. Tira indietro. No, ma non è che si tira indietro. Cioè, io mi chiedo, i partiti poi ragionano con questo cinismo? Cioè, gli conviene? Io penso di no. Però, dopodiché, se hanno l'occasione, lo faranno. Sono curioso di capire con quale piattaforma politica. Sicuro se Bersani non lo vuole fare lo e non fare. Solo... Lui lo vuol fare. Anche qualcuno ma... all'interno del proprio partito non gli vuol fare avere quella fare quella prima volta. Perché sennò dovremmo pensare no? Che le primarie che ci saranno, perché oggi sempre il Corriere della Sera dice che Renzi il 13 settembre scenderà in campo. Cioè, ti dico adesso, non da giornalista, da cittadino, a me fa paura l'idea che chiunque dei partiti vada a gestire una situazione simile, non in un contesto di, chiamiamolo, grande coalizione, perché qua c'è bisogno di uno sforzo colare del Paese, della politica e dei cittadini per uscirne vivi da questa situazione qua. Guardate che le masse di ricchezza non escono tutti, sì, le masse di ricchezza escono peggio di prima, questa è la questione, non è che la crisi dice io ti porto l'Italia in una situazione migliore, io porto una parte d'Italia in una situazione migliore e una parte la massacro, ma stiamo, si sta massacrando da sola, ma non sta massacrando da sola, sta massacrando Monti, non è che si sta suicidando. Io sto facendo un discorso, sembra che parliamo di una cosa fredda, inesistente, già data, dobbiamo solo data? No, c'è una lotta aperta e c'è una lotta aperta su come si esce dalla crisi. Ho capito. Ecco, esistono forze consistenti e fondamentalmente l'idea è quella di Monti, che pensa a un'uscita dalla crisi che renda ancora più forti le ingiustizie sociali. Scusa, tu l'hai letto il manifesto di Krugman? Che faccia pagare la crisi alla parte più debole. Il manifesto di Krugman l'hai letto, lo condividi? Che durante le fasi recessive non è possibile fare l'austerità, come diceva Keynes, lo condividi o no? Scusa, che c'entra? Come che c'entra? È questo, no, l'essenza della politica. Come non l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta. Certo, abbiamo sbagliato a farla adesso. E allora chi l'ha fatta? Fare quando sì, la dovevamo fare prima. Esattamente. La dovevano fare Berlusconi e Prodi, hai capito? E cioè, non è stato fatto. E quando stato Monti fatto. Oggi ti dice abbiamo perso 20 anni. Non è che non abbiamo fatto l'austerità, abbiamo fatto per 25 anni, circa dai primi anni 90, una politica in Italia che ha impoverito sempre di più i più poveri e arricchito i più ricchi. La differenza sociale è diventata grandissima in questi 25 anni, la più grande del mondo. Questo è una cosa che mettiamo da parte, chi se ne frega, lo vedremo fra 30 anni, o è la motivazione vera di questa crisi. E allora se non si parte da lì è inutile che continuiamo. Ma datemele quelle cifre sui mercati, ma riraccontatemi lo spread un milione di volte, ma badate che state imbrogliando. La vera questione è la crisi sociale, non è solo la crisi finanziaria. Nel mondo, la sfida della modernità, non mi raccontate che è la finanza, perché non è vero. La sfida della modernità è quella che viviamo adesso, cioè una finanza che non è riuscita a governare nulla, che ha cercato di arricchire solo una parte dell'Occidente e che ora si trova di fronte a una globalizzazione che l'ha travolta. Non esiste nessuna di queste ricette che davvero affronta la modernità. Benissimo. Quello soluzione... che voi state dicendo è di gruppi dirigenti che si chiudono, si portano avanti i Monti e dicono finanza, 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 vi suicidate. Stai dipingendo una situazione che è quella esattamente a cui ci hanno portato i partiti, Sansonetti. I partiti ci hanno portato i gruppi dirigenti di centrodestra, di centrosinistra, che per 20 anni hanno fatto la stessa politica di destra, che non sono cambiati sulle ragazze di Berlusconi. Questa hanno fatto la stessa politica di destra. Non è che la sinistra che è stata al governo con Prodi abbia brillato. Ho parlato di centrodestra e di centrosinistra. Hanno fatto la stessa politica, i due governi hanno fatto sempre la stessa. Ma non è che la sinistra al governo Prodi l'abbia portato a fare delle cose. No, dico la parte, quella parte lì. Ecco. Figurati, io allora dirigevo il giornale di Rifondazione Comunista, ogni giorno dicevo tirate giù il governo. Sì, però guardando la storia, perché poi le cose uno magari capisce anche meglio nel corso di quello che è avvenuto nel corso dei secoli,
Allora, voglio dire, crisi del genere in passato si risolvevano purtroppo attraverso delle guerre, e cioè dei grandi shock, appunto. Adesso la guerra è di un altro tipo, ma è una guerra quella che è in atto. Si sta ridisegnando un equilibrio di carattere mondiale. Noi siamo un bruscolino come eravamo nei precedenti conflitti. Ci sono enormi masse di ricchezza. Noi abbiamo metà del debito pubblico americano nelle mani di dei un cinesi. Signore che è a Pechino. E che, voglio dire, ci sono delle cose che si stanno muovendo che sono enormi, e noi siamo appunto qui a discutere dei fascisti. Beh, però, dei io vorrei sentire Fubini su questa parte della nostra, del nostro dibattito. Sono d'accordo con Sansonetti che la crisi sociale è terribile. Se uno si va a vedere i numeri, le persone che hanno un posto di lavoro in Italia, che lavorano, sono il 36% della popolazione. Se si tolgono gli immigrati, dove la quota delle persone che lavorano sulla popolazione immigrata è parecchio più alta, praticamente lavora un italiano su tre. Questi dati, se noi li confrontiamo con quelli di qualunque altro paese europeo, dell'OCSE, probabilmente del mondo, anche se i dati sull'economia mondiale non l'ho visti, li ho visti sull'Europa, sono comparabili solo a quelli della Grecia. Allora, persino in Spagna, dove la disoccupazione è al 25%, livelli toccati al culmine della Grande Depressione, la quota di spagnoli che lavorano è più alta sulla popolazione totale, più alta che in Italia. Allora, stiamo parlando di questo. Un paese dove due persone su tre non lavorano. Naturalmente non sono tutti formalmente disoccupati. Evidentemente ci sono state delle distorsioni che sono durate forse un'intera generazione, delle regole del welfare, delle regole delle pensioni, delle regole del lavoro. Io quando vedo a volte delle persone difendere con le migliori intenzioni l'articolo 18 o opporsi a qualunque riforma del lavoro, vorrei però confrontarli con questa realtà. Le regole del mercato del lavoro che abbiamo avuto nell'ultima generazione in Italia hanno prodotto un sistema in cui solo una persona su tre lavora. Allora, evidentemente così non possiamo andare, non c'è purtroppo niente da conservare, c'è molto poco da conservare da questo punto di vista. Dobbiamo andare avanti. Quando si dice siamo schiavi dei mercati, io quello, a parte l'espressione generica, quello che rimprovero ai grandi investitori internazionali non è di farci pagare di più il credito adesso o di negarlo all'Italia il credito adesso. C'è una grande uscita di investitori internazionali, perché penso che chiunque voglia almeno il 5,5% per prestare soldi a 10 anni a un paese con questi problemi e con questa politica. Io quello che rimprovero è di aver concesso troppo credito facile, quando il credito costava pochissimo, e di avere aiutato noi stessi a cullarci nell'illusione che comunque un lieto fine sarebbe stato un nostro diritto naturale. Non è così. Allora io non ho sentito neanche, devo dire, dalla sinistra critiche ai mercati finanziari quando permettevano all'Italia di aumentare enormemente il proprio debito. Io non ho sentito parlare di crisi sociale quando le regole del lavoro portavano a una situazione in cui solo una persona su tre lavora. Dunque sono assolutamente d'accordo che il problema sociale è centrale, che è insopportabile vedere dei tassi di disoccupazione giovanile di questo tipo, che vuol dire bruciare un'intera generazione a livello delle loro competenze, non solo della loro capacità di produrre reddito oggi, ma anche domani. Però non credo che possiamo risolverla con le ricette di ieri. Formigli. No, sono d'accordo, non è colpa dei mercati finanziari se il paese oggi è ridotto così. Nel senso, non soltanto, oggi c'è un bellissimo articolo, un bellissimo editoriale di Galli della Loggia sul Corriere della Sera che racconta della Calabria, no? Mi è venuto in mente, tornando sempre a Taranto, che cosa sarebbe potuto essere il sud dell'Italia se la politica avesse fatto il suo dovere e non avesse consegnato, diciamo, per bieco consenso politico, per qualche voto in più, il nostro paese, diciamo, agli speculatori e ai politici corrotti. Quindi, insomma, noi oggi paghiamo colpe che sono nostre. Prendersela con i mercati globali, secondo me, è un po' fuorviante. Ripeto, qualunque politico vada al governo dopo le prossime elezioni dovrà fare i conti con questo, dovrà rendersi conto che non potrà governare da solo, che dovrà governare insieme ad altre forze, che dovrà sentire quello che l'Europa ci dice. Quando noi diciamo che la Merkel è brutta, cattiva, antipatica e capò,
ci dimentichiamo che comunque quello è un sistema che funziona, è un sistema, diciamo, che dove si è riformato, che si ha avuto la forza e la capacità di formarsi, che ha un welfare migliore del nostro ma che costa meno del nostro e che insomma ha molto da insegnarci su, da molti punti di vista, insomma. Quindi insomma secondo me è il momento in cui facciamo, diciamo, un atto di umiltà, e chiunque vada a governare deve fare questo atto di umiltà. Non credo che se governa Bersani o se governa Monti cambi molto. Cioè, ripeto, il nostro sentiero nei prossimi anni secondo me è segnato, i pareti sono molto stretti. Noi ci siamo concentrati, e adesso abbiamo pochissimi minuti, ci siamo concentrati su vari temi e alla fine però sul PD, su Bersani, sulle ambizioni di Bersani. Non abbiamo parlato, e se questa invece era una trasmissione che voleva un po' fare il punto del PDL. È stato evocato, e anche questo è significativo, sì, Berlusconi, però è un Berlusconi che non è stato presente nel dibattito. Che significa il PDL come... allo Stato, quest'ombra di Berlusconi che non si capisce bene in quale forma sia in campo? Beh, certo, Conti. Sono loro stessi, è lo stesso Alfano che subisce questa ombra che non si materializza ancora di Berlusconi, anche se abbiamo letto quest'estate che ha fatto le prove generali anche del discorso di ridiscesa in campo. Questa è una situazione ovviamente di incertezza che lascia purtroppo un blocco politico, un partito che comunque ha rappresentato una quota consistente, ancora oggi poi parlamentarmente la rappresenta, in una vaghezza assoluta. Questo dimostra che alla fine tutto quel progetto politico che c'era dietro si sta vieppiù restringendo agli interessi di una parte, non mi riferisco soltanto agli interessi di Berlusconi, ma comunque anche di una parte, diciamo, di classe politica, di gruppo dirigente che ha la preoccupazione di comunque salvarsi e tornare in Parlamento. E torniamo al cicchitto di prima. E purtroppo è quella, è una legge elettorale che probabilmente riusciranno a farla peggio del Porcellum, poi vediamo la fantasia, sì, come questo verrà proporzionale. Definita. Sì. Proporzionale che però appunto sembra poi trovare un po' tutti d'accordo alla fine, tranne Di Pietro. Secchi, soltanto con una battuta per chiudere appunto su Berlusconi, sul fatto, se tu dovessi scommettere a carte invariate sulla sua poi reale presenza. Sì, ci sarà. Ci sarà, in qualche ci modo sarà, ci sarà. E giocherà una partita fatta per il Monti bis. Questo farà Berlusconi, certo. Secondo te, a partire senza da settembre dirlo, senza dirlo. Omnibus, senza. Allora si ferma qui, ma poi esatto. Vi rimando però all'edizione della notte, all'Omnibus, che andrà in onda appunto dopo Bersaglio Mobile, lo speciale di Enrico Mentana dedicato alla polemica tra Il Fatto e Repubblica, e non soltanto a questo, e a partire da questo allargherà il discorso, che avrà degli ospiti molto illustri. Ci fermiamo qui e noi ci rivediamo domani. Buona giornata.